Quella mattina davanti ai cancelli sono arrivati 30 fascisti, erano armati di bombe e coltelli, questi di Borghi sono gli squadristi. Han cominciato tirando sassi ai compagni di un capannello, alle proteste han risposto sparando, 3 ne han feriti con il coltello. Gli operai gli siamo corsi dietro, ma quei vigliacchi sono fuggiti, approfittando della confusione, mentre portiamo in salvo i feriti. Subito dopo la vile aggressione, ecco arrivare 2 capi fascisti, van con la borsa dal porco padrone, a prender la paga per i loro squadristi. Li abbiamo presto riconosciuti, uno è del piccolo, quell'assassino, e l'altro è Micolo, capo fascista, torturatore repubblichino. Dentro la borsa coi passaporti hanno una scure ben affilata, questa è la prova che i 2 compari la sanno lunga su come è andata. Gli abbiamo fatto alzare le mani, gli abbiamo messo al collo un cartello con sopra scritto siamo fascisti, facciamo politica con il coltello. E dalla Ignis fino in città, mentre tremavano per la vergogna, li abbiamo portati in testa al corteo e tutta Trento li ha messi alla gogna. E in fin dei conti vi è andata bene, perché alla fine della passeggiata quella gran porca che meritate non ce l'avete ancora trovata. Cari compagni, quella gran porca dovremo farla ben resistente per impiccarci assieme ai fascisti, il padron Borghi porco petente. Cari compagni, quella gran porca dovremo farla ben resistente per impiccarci assieme ai fascisti, ogni padrone porco e petente.